queste situazioni va bene, con il cuore che batte sempre, questo è importante comunque. Quindi anche per lei ogni volta è un'emozione, mi fa piacere. E come affronterà allora la sfida? Perché il teatro le sta per riservare il 12 e il 13 di ottobre un debutto bellissimo nei panni, tra l'altro, di un personaggio importante. Beh, è sempre così quando facciamo il teatro, è sempre una sfida. In questo caso, nel caso di Daisy, in A spasso con Daisy, che porto avanti, l'abbiamo già portato avanti l'anno scorso, adesso stiamo per ripartire con altre 59 recite. Mamma mia! Sì. 59 date! Ma lei è instancabile! Eh sì, poi intanto lo faremo poi a Milano, a Modena, a Udine, dal nord al sud, in Sicilia, dappertutto. Ma questa è la nostra vita ed è una bella vita, anche se è un bel impegno. Allora, visto che mi ha parlato subito così, no, della nostra vita, io voglio aprire con lei l'album dei ricordi. Visto che ha incontrato davvero chiunque e anche grandissime personalità, voglio sapere che cosa le hanno lasciato. Apriamo l'album dei ricordi di Milena Vukotic e vediamo chi incontriamo alla prima pagina. Niente meno che Federico Fellini. Posso dire che Federico Fellini è stato è stata la il grande, l'enorme artista che mi ha proprio mi ha riportato a Roma, dove io sono nata, però non vivevo qui, vivevo a Parigi. Lei era giovanissima quando l'ha conosciuto? Abbastanza, diciamo così. Non parliamo di età. Questo incontro come è accaduto? È avvenuto perché io appunto stavo all'estero, lavoravo in una compagnia di danza, perché la danza è stata la prima parte della mia vita, e ho visto la strada di Fellini. E da quel momento è successo qualcosa che mi ha capovolto un po' tutti i miei sogni, le mie ambizioni, e sono venuta a Roma e lì ho fatto di tutto per riuscire ad incontrarlo. E sì. Che cosa le ha detto Fellini? Si ricorda delle cose che le ha detto? Ma intanto mi ero fatta dare una lettera, cioè mi avevano dato una lettera di presentazione. Io l'avevo messa in tasca e sono andata lì con la mia lettera, però l'incontro è stato talmente semplice e naturale, come era lui, aveva questa capacità di captare subito l'animo delle persone in modo da farle sentire tranquille, che ci siamo parlati pochissimo, mi ha chiesto cosa avevo fatto e poi mi ha subito fatto fare delle fotografie, perché fuori dell'ufficio c'era un fotografo, perché riceveva tante persone, mi ha subito fatto fare le fotografie di fronte, di profilo, come in carcere, e poi da lì poi e ho da quel momento lei è diventata un'attrice, ha lasciato la danza e si è dedicata a questa grande passione che poi l'ha travolta e le ha permesso di incontrare questo altro personaggio fondamentale per il nostro cinema, la grande Lina Wertmüller. Sì. Ci godiamo un momento di Gian Burrasca. Ah, che bello. Sì. Caro Giannino. Adesso avverto subito tuo padre, sai. Io ti prego, Gaetano, il babbo lo manda in collegio, non ma puoi. Ma benissimo a mandarlo in collegio, io in galera lo manderei. Ma anche per la mamma abbi pazienza. No, caro, non ho pazienza, ma nemmeno Giobbe, nemmeno Tobia avrebbe pazienza con un individuo. Questo è un incendio. Io ho paura di tuo fratello, ho paura di Ma se ho fatto solo uno scherzetto d'Ambrogio. Tu l'hai visto che condizioni l'hai ridotto quel povero Ambrogio? Io dico, come ti viene in testa? Come ti viene in testa? Ma non lo so,
Però ti prometto che con i razzi non ci gioco più. Parola d'onore. Potessi crederti. Lei ha dichiarato che lavorare con Lina Wertmüller in modo particolare per quel progetto è stata una magia. Sì, sì, è stato veramente un grande incontro per me con la Lina. Era all'inizio proprio del mio arrivo a Roma. E è stata con la quale poi ho fatto anche due film e ho fatto anche una cosa in teatro molto drammatica con Roberto Erlitzka. E la Lina era una persona che aveva una tale forza, una tale energia che riusciva a dare agli altri in un modo così forte. E il lavoro di Gian Burrasca è stato fantastico perché eravamo tanti attori, io avevo, a partire dalla Rita Pavone, che è veramente un mostro, dice. La Lina Wertmüller ha rivoluzionato il ruolo della donna, poi nel cinema ha raccontato dei personaggi sempre molto... Della donna che aveva anche questa forza maschile, sì. Per cui era veramente un maestro e tutto con una grande allegria, con una grande partecipazione e sapere, Lina sapeva tutto. Lei però, Milena, ha interpretato soprattutto molto spesso nell'arco della sua carriera il ruolo della moglie, anche in anni in cui la contestazione, la società civile, raccontava un modello di donna molto diverso. Invece lei ha accettato di interpretare il ruolo della moglie sottomessa, un po' dimessa, eccetera, stando molto al gioco. Io voglio però che tutti si godano la foto di lei con suo marito. Guardate che meraviglia questa coppia. Tra l'altro non è che si sono sposati in un tempo lontanissimo. Che donna bellissima è questa moglie. Fiera, sicura di sé. Aveva un bel vestito, il trucco, tutto fa, le luci, aggiustano tutto. L'album dei ricordi, noi adesso facciamo un piccolo salto. Avrei voluto parlare di Paolo Poli perché con lui avete fatto delle cose molto divertenti per la TV dei ragazzi. Lei era vestita da uomo, lui era vestito da donna. Ma dentro la ruota c'è un suo amico in carne ed ossa. Sì, Paolo era Paolo Poli. No, dentro la ruota c'è una nuova amicizia, fresca fresca. So che vi sentite spesso. Non le viene in mente niente se dico Ballando con le stelle? Di uomo? Non so, si potrebbe offendere questo amico, eh? Vediamo se Simone Di Pasquale, Simone, che è dentro la ruota. Ma no! Come stai? Ci voleva questa trasmissione per riuscire a rivederlo, perché è impossibile da vedere. Tutte le volte che gli ho telefonato si è sempre fatto negare. No, non c'era. Ma comunque sono veramente felice di vederti. Parlale. Lui mi ha salvato in Ballando con le stelle. Se non fosse stato lui non l'avrei fatto. Non l'avrei fatto con successo come è andato. Ho detto la verità? Beh, diciamo che per me è stato un compito molto facile perché no. Milena è come la conosciamo, è una professionista, è una donna che ha un grande rispetto, che ha una grande tenacia, ha il senso del dovere, del lavoro, quindi è stato veramente facile lavorare con lei. È amata bello. Da tutti, quindi non devo aggiungere altro. No, poi ha tirato fuori una sensualità davvero invidiabile, eh. È stata sua. Un'edizione quella in cui tu proprio hai spiccato il volo in tutti i sensi. Tu quest'anno avrai un ruolo particolare però a quest'anno, Ballando con le stelle. Sarò antagonista della giuria, così potrò un pochino, diciamo, supportare il corpo di ballo, dare degli elementi più, diciamo, concreti al pubblico da casa, anche per farsi un'idea e per giudicare in maniera un po' più onesta i concorrenti, certo. Visto che io ho vissuto
l'esperienza del ballerino, certo. Quindi sala prove, corridoio, spogliatoio, tutto. Eccetera, eccetera. Quindi quando la giuria se la prenderà con i ballerini, tu interverrai. Beh, io, insomma, cercherò di stare al di là degli umori, degli ormoni di questa giuria che negli ultimi anni, insomma, è stata un po' pazzerella. Ma Milena non perde mai la pazienza? Quando eravate in sala prove c'era qualcosa che... Sì? Ma sì, lei perde la pazienza perché è talmente, diciamo così, rigorosa e severa con se stessa che perde la pazienza quando, diciamo, non ce n'è bisogno perché c'è un tempo per tutto. Lei ovviamente viene dalla danza, quindi sa che cosa vuol dire lavorare con il corpo. Certo. In quel tipo di esperienza però c'è un altro tipo di approccio, poi lo fai con un'altra persona in un'altra dimensione. Mm-hmm. Quindi insomma. Però è stata sempre concentrata. Se noi avevamo lezione alle 10 di mattina, lei alle 9, 9 e un quarto massimo, era in sala a fare la sbarra, giuro. Uno poi dei motivi per cui non potrei mai... No, per forza! Per forza! Ti ricordi qualche passo? Se mi ricordo qualche passo. Ti ricordi passo? Qualche passo di danza? Sì, però... Sì. Volete provare? Volentieri. Che cosa? Che musica abbiamo per loro, Elisabetta? Vai con la musica. Once in my life I got someone who needs me. Mi aspettavo. Non so se avete notato. La danza è dentro di lei. E lì si capisce tutto. Allora, Milena, vieni qua, prenditi il palco. Oddio. Perché questa donna stupenda, vieni, guarda la camera. Vi aspetta al teatro con A Spasso con Daisy il 12 e il 13 di ottobre qui a Roma, poi il 25 a Milano e poi altre 50 date in giro per l'Italia. Insomma, è veramente inarrestabile e instancabile. E poi dice posso a me dire che non una ci sono cosa? Mai, certo. Che sono con Salvatore Marino e Maximilian Nisi, che sono i miei. Siamo un trio e facciamo questa passeggiata insieme, con la regia di Guglielmo Ferro. Ecco. Simone invece vi aspetta Ballando con le Stelle a partire... Sabato 8 ottobre. E noi invece, se volete, ci vediamo domenica prossima, qui da noi a